Eccoci qua in diretta, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 29 agosto. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto ringrazio tutti gli amici che su Instagram, Facebook, YouTube stanno iniziando a dare i badge, i contributi alla zuppa di Porro. Beh, insomma, apriamo perché vogliamo essere chic sulle cose, diciamo, internazionali, l'ISIS, ma in realtà ci sarebbe da parlare di cose molto divertenti, della Murgia, di questioni che riguardano il Covid, di questioni che riguardano la politica, la gelmina. Oggi come la, come si chiama, come la Carfagna, insomma le donne di Forza Italia destinate al 5%. ISIS, America reagisce con i raid. In realtà ieri prendono due droni e ammazzano una persona che dicono essere responsabili di quelle morti che voi avete ormai capito essere firmate da questa nuova organizzazione criminale ISIS-K, che è esattamente l'ISIS di prima. Non è che cambia moltissimo, è sempre una diciamo, come possiamo dire, un'organizzazione criminale, diciamo, di fondamentalisti islamici. Venturini, tempo illusioni finito, dice sul Corriere della Sera, compresi i talebani che avrebbero preferito una presa di potere moderata. Quindi, voglio dire, il tempo delle illusioni perché i talebani volevano una presa di posizione, una presa di Kabul, moderata. E se gli americani si fossero opposti, secondo voi, i tagliagola, che cosa avrebbero fatto? Avrebbero fatto finta di nulla, moderata, ma io non capisco come si possa scrivere e continuare ad accreditare quest'idea del talebano moderato, perché secondo me è una cosa favolosa. Oggi leggi Semprini da New York, corrispondente della stampa da New York, che dice una cosa un po' diversa, cioè dice: se fosse stato un azzardo dare per scontato la contrapposizione e tra talebani e ISIS, cioè i servizi segreti americani, le intelligence, si stanno interrogando: ragazzi, ma siamo davvero sicuri che ISIS e Taliban, che sono evidentemente su posizioni storicamente contrapposte, perché l'ISIS dice che i talebani hanno trattato con gli americani? Ma per esempio, si chiede Francesco Semprini, riportando le fonti dell'intelligence americana, se i talebani avessero un momento di debolezza, a chi si rivolgerebbero secondo voi? A Reagan, alla Thatcher o a dei consiglieri dell'America o dell'Inghilterra o dell'Italia? O se i talebani avessero anche il minima debolezza nel loro paese, non andrebbero direttamente nelle braccia dei talebani e viceversa, i talebani nei confronti dell'ISIS e l'ISIS dei talebani? Sostanzialmente, dunque, Semprini mette le cose come sembrano essere state chiarite negli ultimi giorni dai più accorti, da Fiamma Nera, da Biloslavo, cioè che è evidente che i due gruppi sono in contrasto, ma si parla, come dice bene Semprini, anche di una posizione in cui i talebani in realtà sono una specie di grande organizzazione tribale, grazie a Paolo Nushi che mi ha dato un badge su Instagram, grazie a Bojo85 per un badge su Instagram, perché sono organizzazioni in cui peraltro i soldati non è detto che vadano sempre d'accordo con i generali. La minaccia jihadista, dice il giornale, invece potrebbe colpire anche l'Europa, mentre Biden dice che addirittura nelle prossime 36 ore ci potrebbe essere un attacco. Travaglio se la prende con Bernard-Henri Lévy, che aveva scritto l'altro giorno un pezzo su Repubblica, dice, se la prende con lui e con il suo Sambuca Molinari, questa è geniale intuizione di Travaglio, che voglio dire dovrebbe scherzare poco, un po' come il sottoscritto con il cognome, perché il suo cognome veramente dà adito a molti giochetti di parole. Però Travaglio, che pensa soltanto che con i giochi di parole si sia più simpatici, se la prende con Lévy e con Sambuca Molinari, il direttore della Repubblica, e dice però una cosa abbastanza giusta. Dice: Lévy è quello che ha chiesto in tutti i modi e ha ottenuto da Sarkozy, da un punto di vista intellettuale, la guerra in Libia, grazie a Pasquino 2019, che è arrivato ora. E voi vi ricorderete come quella guerra in Libia è stata una gigantesca stronzata voluta dai francesi contro tutto e contro tutti. Non penso che sia stato Lévy a convincere Sarkozy, ma insomma i due messi insieme sono due ego talmente giganteschi che evidentemente hanno portato a uno sfascio della politica, diciamo, mediterranea, e oggi ne stiamo pagando le conseguenze noi italiani dell'immigrazione, perché mentre a Ventimiglia i francesi bloccano gli immigrati, e quegli immigrati arrivano da noi grazie alle coste libiche non più presidiate con la forza, è bene ricordarlo perché tutti lo devono ricordare, da Gheddafi e dai suoi gendarmi. Ma il punto fondamentale che vi voglio ricordare, poi andiamo sui temi politici e parleremo anche dell'immigrazione, anzi velocemente parliamo dell'immigrazione subito, perché ieri sono sbarcate 539 persone a Lampedusa e questi stanno tutti quanti là a difendere la Lamorgese. Però la Lamorgese che sta facendo? Stiamo facendo una grande operazione europea? Stiamo ponendoci il problema di questi sbarchi? Boh, non lo so. Intanto l'architetto Masini a Nocera lo ringrazio per il suo badge, ma il vero tema fondamentale non sono i 5.000 che arriveranno da Kabul in Italia, che bisogna salvare.
perché sono stati i nostri collaboratori in guerra, vi è chiaro? È inutile che fate i fenomeni. I 5.000 afghani devono ritornare in Italia, erano interpreti, cuochi, lavoratori di ambasciata, persone che dobbiamo salvare, sono stati i nostri alleati sul territorio ed è da vigliacchi pensare che l'Italia non possa accogliere questi 5.000. Lega, sinistra, destra o altro che sia, è un fatto di buon senso pensare questa cosa. Ma il punto fondamentale è un altro, che abbiamo mollato 100.000 persone a Kabul. Questo è quello che titola Repubblica, giustamente, e questi sono dead men walking, condannati a morte, perché nonostante le pippe che raccontiamo sui talebani, i talebani vanno a stanare casa per casa coloro che hanno collaborato con l'Occidente. Vi rendete conto in che cazzo di situazione li abbiamo messi questi 100.000 afghani? Poi possiamo prendercela con i loro popoli, quello che volete, ma questo è il vero fallimento dell'Occidente, l'Occidente che non ha difeso i curdi, l'Occidente, l'America che non ha difeso i curdi, l'Occidente che non difende i suoi collaboratori. Allora, intanto l'utente Birra Oaken ha acquistato 3 badge, quindi ora la sua immagine del profilo si illuminerà grandissimo. Sandra Paladini, grazie anche a te per il badge, sempre su Instagram. Chiudiamo la pagina con questo scandalo dei 100.000 e i nostri collaboratori, i nostri occidentali rimasti indietro, con la pagina, diciamo, di...